Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a questa nuova parte di Pokémon Rosso Fuoco Nuzlocke. Bene, vediamo di lasciarci alle spalle il delirio successo nell'ultima puntata. È stato veramente un puttanaio vero e proprio. Non ne possiamo più, non pensiamoci, andiamo a fare due random time perché, signore e signori, non ve l'aspettavate, ma abbiamo due random time da fare perché, giustamente, come mi ha detto Super Tumi, abbiamo delle zone accessibili tramite taglio, abbiamo preso Inyalo e Iola apposta per questo e adesso andiamo a fare tutti i random time che a voi piacciono tanto. E la squadra che vedete non è ancora quella definitiva perché c'è gente nel box. Allora, fai vedere un attimo. Ok, da vedere l'anno dopo. Ah, ok. Hanno già visto. Tanto random time, attenzione! Attenzione! Non c'è da scrumare, peccato. Beh, però cioè, tutto super efficace proprio. Questo non ha un effetto. Non ha un effetto in seguito. È super efficace. Intanto paralizza con. Ma sì, si può anche. Tanto non lo gioco, non lo useremo mai. Non è vero. Non si sa mai. Però allora, che non è male Dusclops, eh? Allora, io direi. Siamo forti. No, non fare così. Sì, ce la facciamo. Sì. Ce la facciamo! Stupido. Metti. No. Ragiona. Non possiamo andare così. Pokemon. Così al brucio. C'è di scarso. Abbiamo. Ignalo Iola. No, d'altro poi lui ci serve per taglio. Ragiona. Guarda Sant'Agostino, tipo. Guarda che la mossa buio è speciale. Secondo me non lo uccide con l'inseguimento. Secondo me. Sì. Vabbè, prova. Nel rischio. Secondo me no. Rischiamo. Rischia. Sì. Perfetto. Che Plero XD è confuso. Se ci fa inibitore ce l'abbiamo nel culo, lo sai. Ce la farà. Io direi di usarla. Preso Duskull. Bene. Andiamo sopra, no. Adesso. O magari per questi ancora libro di storia. No, perché. Ok, adesso abbiamo deciso, visto che tanti libri sono. Ci siamo resi conto che alla fine troviamo sempre gli stessi nomi e diamo nomi noi. Esatto. Di storia sempre. Di storia. E lui sarà. Lui sarà? Vedi, mo bisogna per pensarci, però. È già troppo complicato per le nostre menti. Caio. Via, Caio. Caio, chi c'era Caio? Non abbiamo già avuto Caio. Caio non è mai stato. Chi era Caio il famoso? Caio Giulio Cesare, vabbè, ce ne sono tanti di Caio. Sì, vediamo cosa avremmo potuto trovare. No, però non con Keplero, magari. No, Capracciondola. Corrado. Ah, il solito. Vabbè, non è forte. Beh, non è neanche malaccio. Ok, sempre. Abbiamo capito. Poi? Anche senza Magnezone non è male. Lo so. Ragazzi, non so voi, ma mi è venuta troppo voglia di una Nuzlocke randomizzata anche con le mosse. Perché è fuori dal mondo. Perfetto. L'ho provato. Andiamo a fare questa. La random. Convincete tu mi a farla. La random su questo percorso. Sei sicuro che non l'abbiamo fatta con la pesca? Eh no, perché è il percorso sotto questo. Hai ragione. Cambia e non è ancora. Attenzione! Oh, uno dei Pokémon più merdosi della terra. Però è stato il mio primo shiny, quindi. Quindi lo prendiamo così. Sì, giusto perché mi piace, lo voglio bene. Ti garba. Fagli. Non morirà che Kepler XD. Non morirai. C'è qualcosa di sì, super pozione. Un Segugio, attenzione. Segugio.it. Benvenuti su Segugio. Perché fai come topugno? Salve automobilisti! Oddio, però se continuiamo così. Basta. No, cambia. No. Che Plero XD non morirà. Una fangata, oh mio dio. La bestialità. Attenzione. La tracotanza. Fai ancora. Vabbè, vuoi catturarlo subito? Tanto, lo pigliamo. Sì, non è preso. Oh mio dio, che catture. È merda. Vabbè, ora è tutta questo fortuna. Questo volevo io, epoca romana. Nerone c'è già, sì, c'è già. Nerone c'è già, faccio. Caligola, quello pazzo. Caligola. Tanto Caligola. Tutte femmine, oh mio dio. Perché la storia ha solo nomi da maschi. Però di qui non si può andare perché c'è Snorlax. Tentiamo di catturare Snorlax. Abbiamo troppe. Vai giù. Ci ha preso? Sì? Sì. E allora battiamo quell'allenatore. O l'hai già battuto? L'ho già battuto. No. Però perché non hai preso lo strumento? Guarda giù. Perché sono un idiota. No, questo non l'ho battuto. Ok, stiamo scherzando, ragazzi. Uno pugnalo. Beh, è troppo forte Corrado. Minchia. Li trovi tipo senza un pietà su una roba del genere. Ferro.
Ok, ci ritroviamo su? Ci ritroviamo su perché ragazzi... Non ci abbiamo volo. Detto proprio così, papale papale. Speravamo di trovare in una random un Pokémon volante anche decente, ma... Ne abbiamo trovati, ma ce li siamo bruciati su. E vabbè. Ok ragazzi, e ora andiamo a dare il nome a Capra. Capra, sì, perché tu mi hai avuto un ripensamento, ho detto no dai, non voglio chiamarlo Capra. Era stata una cosa di getto e il nome lo darò io, si chiamerà Montezuma. Mi sa tanto di Montezuma, sai, sembra uno di quei re annoiati che vengono imboccati con, sai, sì, con l'uva. Con le palme, di sì, sì. Infatti per lui ciondola, però mangia, spacca i culi quando, esatto, si incazza. Ed ecco a voi Montezuma. Ora vi possiamo far vedere la... Eh no, però c'è Kepler XD. Ora vi facciamo vedere la squadra completa. Allora, la squadra completa è composta da... Abbiamo fatto la solita Selessao. La Selessao, e purtroppo ci dispiace, Gyarados ne è rimasto fuori per via del fatto che lui ha tanto attacco fisico, ma tutte le mosse che può imparare, buio, acqua, sono tutte speciali in questa generazione, quindi non ha senso tenerlo. Però è forte, ci potrebbe tornare quindi utile. Quindi lo teniamo, come ha detto lui, come arma segreta da scatenare. Alla come, Shurle. Come Shurle. Come vedrai che stasera Shurle farà cagare, però va bene. Guarda, stasera c'è la partita. Allora, quindi Corrado, il solito, cioè, mettiamo sulle mosse. Tra l'altro, quando uscirà questo video la partita sarà già finita, magari la Germania avrà già vinto o perso il mondiale, quindi... Tripletta di Shurle. Ai posteri l'ardua sentenza. Newton, che abbiamo deciso appunto di farle evolvere in Flareon perché non avevamo più il tipo fuoco, e abbiamo deciso di dargli un set tutto fisico eccetto la mossa fuoco. Morso se ne andrà via. Montezuma, che è una bestia, adesso morirà, assurdo. È una bestia, è stato consigliato da uno del... Sì, esatto, perché avevamo Slakoth. Omero, che è una bomba perché ha tantissimo attacco speciale, tutte le mosse che fa sono tutte speciali. E Barabba, che è forte perché è un misto, quindi... Fammi tornare su una cosa. Ah no, è giustamente, Sant'Agostino, poveraccio. Ragazzi, lui è l'unico che ha resistito per sempre. Da sempre ce l'abbiamo, per sempre ci sarà. Cazzo, viva Sant'Agostino. Ok, cosa volevi vedere su Barabba? Volevo vedere... No, non Barabba, Omero. Ok, ripresa. Perché io gli avrei dato... Hai tolto schermo luce? No. Non gliel'ho proprio insegnato. Ah, ma io l'avrei tenuto, sai, uno schermo luce. Vabbè, ora ragazzi andiamo a fare gli ultimi due random time, che sono le due isole spumarine. Abbiamo deciso di farne due perché gli ingressi giustamente sono due e sono separate, cioè non si entra da una parte e dall'altra da una parte. Giusto. Dai, no, permetteteci questi due random time. Ed eccoci di fronte all'isola spumarina, la prima delle isole spumarine. Isola, non isole. Ok. Entriamo. Ah, primo random time della prima isola spumarina, quella che poi si accede dal lato piano. Di attenzione, copriamo, non si vede niente. Ce l'abbiamo già. No, non l'abbiamo catturato. Ce lo dobbiamo prendere, mi dispiace. Porca puttana. Va bene. Potrebbe essere lui. Sei sicuro che non l'abbiamo catturato? Se non ci sarebbe, non la pallina. La Pokéball. Troia di merda. Conondalo. Secondo me lo ricorda, prendiamo. Tutti possono essere utili alla causa. Vuoi vedere? No, non buttare. Oh. Fa cagare un non è che. Vabbè. Lo chiamo proprio un nome stupido, inutile, tipo. Tipo. Carlo Magno, inutilissimo. Magno. Sì. Carlo Magno è già stato qualcuno. No, non mi pare. Carlo il Calvo, chiamalo Calvo. È abbastanza calvo, c'è una specie, sì, di ciuffo. Sì. Però quindi, quando si evolve diventa calvo, gli vengono i baffetti. È vero. Dalla sparviera. Ora andiamo all'altra isola dall'altra parte. Ed eccoci all'altra isola spumarina. Siamo stati velocissimi. Yeah. Entriamo. Io direi. Lo voglio sulle scale. Sulle scale. Questo è Scalamon. Escalamon. Oh, Poppo mio. E Pidgeot. Che vola. Poppo. Catturalo subito. Poppo. E non è male. Beh, no, in realtà non è niente di che. Lo so. No. Sei una troia di merda! Ma porca Eva! Ci ha gamato! Ma porco. Ma vabbè, non scateniamoci, siamo già scatenati. Va bene, mi sono. Mi sono già scatenato. Che dire, ragazzi? Dai, ragazzi, ci serviva per volare, sentite. C'è scritto nelle leggi di Ma. No, le leggi sì, di sì, lo so che è una regola, però io avrei evitato. Però raga, fate seco. Esatto. Ok, ora costruiamoci di nuovo la squadra. Quello lì calvo di merda che... Ma ci sono rimasto veramente di merda. Non è valido. Ci deve essere un errore. Tanto quanta cazzo di gente c'è morta?
Abbastanza. Sono tanti. Sono più quelli che abbiamo catturato. Barabbo, ok. Me la sono appena mandata comunque. E ora abbiamo la squadra fatta, ragazzi. Siamo pronti ad andare a sfidare Sabrina seriamente questa volta. Corrado, piccolino. Corrado. Poraccio. Corrado era lì che gli fa il tuono onda. E poi rimane lì con la rifiuta. Turbine. Immaginati Corrado che vola via. Con te compreso, tra l'altro. No, io ci rimango qua. Vabbè. Chi mettiamo? Montezuma? Facciamo vedere la sua potenza. La potenza di Montezuma? Sono... Io sinceramente non l'ho ancora vista. Mi hai detto che allenandolo è un... È un bella... mostro. Tu sai come si arriva, vero? L'avevo fatto. Si va sempre... No. Sempre in alto a sinistra. In alto a destra. Sempre... No, allora, ti insegno questo trucco. No, io sapevo... Ah, dimmi. Ti insegno questo trucco. Torna dall'inizio. C'ero arrivato, Sabrina. Allora... lo dico anche per voi, se siete sempre andati a cazzo, questo è il mio modo per fare la palestra. Si va sempre nel più vicino del tuo lato. Si parte da qui. Sì, ho capito. Si va così e prima o poi arrivi da Sabrina, questo è ufficiale. E così trovi anche tutti gli allenatori. Wow. Che tecniche. Non chiedetemi come l'ho saputo, l'ho scoperto, me lo sono inventato io, però sta di fatto che funziona. Wow. Provare per credere, guardate. Sì, questo è l'ultimo. No. È tornata all'inizio. Che cazzo stai dicendo? Ehi, sì, dopo 10 volte. Non fotti con Zumpa. Ok, dai. E ora iniziamo. Sabrina, a noi due ho avuto la visione del tuo arrivo. Già da bambina avevo poteri paranormali. Tutto è iniziato quando... Vabbè, sì, è la bambina del sesto senso. Tia Fisher. Oh mio Dio, Tia Fisher. Tia Fisher è la sorella. La sorella gemella con un crobat. Ma noi non abbiamo paura perché abbiamo Montezuma che esce con le stelle della Masterball. E della lacerazione. Oi. Wow. Spaccato! E guardalo come se la sbulleggia. No, devo togliere per opzione. Vabbè, non cambio. Non cambio. Ok. Cacnea. Stiamo tanto. Tanto non. Però siamo confusi. Tanto ciondola. Non dovrebbe ciondolare. Non lo so. Ah, ok. Però ciondola. Vabbè, oh mio Dio. Tattico! Esagerato. Era fuori. Esagerato. Ma proprio io te l'ho detto. Fuori dal mondo. E danza spada arriva là. Via. Clorfish che usa danza spada. Vabbè, è scarso questo. Ehi. Sei innamorato, attenzione. Sei innamorato. Non ti innamorare. Cioè, il gorilla spacca Montezuma. Cioè, tutto Montezuma, impressionante. Me lo fa venire duro. Con la medaglia palude, tutti i Pokémon a livello. Ti ricorda cosa? No, dico, sto tornando ai vecchi tempi in cui avevamo Mashtromp, avevamo Dragonair, avevamo Charizard. Quei mostri di Pokémon. Beh, abbiamo vinto una medaglia. Certo. E ora dobbiamo fare la villa Pokémon. Yeah. Cosa stiamo aspettando? Andiamo, dai! Solo che questa palestra è un po' pallosa. Ti viene da fare la testa, vabbè. No? Andiamo su, andiamo giù, ok. E ora andiamo alla villa Pokémon. Sì. Ok. Ah, che palle che non abbiamo quello che vola. Ci vediamo alla villa Pokémon. Adesso me lo son perso. Teletrasporto. Catturiamo, prendiamo un po' di Ultra Ball. A vedere solo. Questo lo mettiamo da parte. No. C'è un cazzo da ridere. Facciamo aria che serve. Respira. Aria. Vivo. Sono ancora vivo. Ancora per poco. Ok, siamo arrivati a Isola Cannella. Adesso entriamo nella villa Pokémon. Tenebrosissima, spavento. Che poi è tutta pericolante sta cosa. Sì, non, sì. Non è a norma. Niente a norma, infatti. Per figa. Oh. Ah. L'avevamo già visto. Non metteremo. Non l'avevamo visto, abbiamo visto Regice. Perché non mettere Montezuma? Perché? Omero, perché è fiero. Hai fatto anche? Sarebbe ovunque. Caruccio. Erratiche. Devo toccare sta statua, non mi ricordo. No, devo andare su. Non ti ricordi davvero come sì, fa? Sì, me la ricordo. Altro, ho comprato una. È uguale a quella di rosso, no? Ho comprato una repellente max, se ti piace. Proprio quello che stavo per chiedere. Quante cazzo le comprate? 30, 20. Mi hai detto di comprare, le ho comprate, cazzo. Vabbè. Shopping. Ah, 10 ne hai presi, buono. E Piazza mi accendo. Sì, questa qui. Mi ricordo. Chi non lo farebbe? Mi ha sempre fatto piacere sta roba. Dov'è che devo andare? Oddio, aspetta, fammi prendere. Tanto devi prendere quello strumento, poi devi richiudere quella cosa. No, è sbagliato, devo andare lì. Non è sbagliato, volevo prendere la Pokéball. Ah. Io faccio sempre tutto con ordine. Tutto con ordine. Sì, 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 che è finito. Oh, il calcio. Diamo un calcio.
Diamo un calcio. Calcio in volo, a chi lo diamo? Cos'è già calcio? Attacco speciale, Montezuma. Omero. Omero che già. Omero è fortissimo perché ha la natura favorita, cioè la natura che gli favorisce l'attacco speciale. Sì. Quindi è una bomba. Non mi ricordo. Qui. No, quello. Non mi ricordo mai dove secondo me c'è l'allenatore, quindi di qua. E invece va di qua. Sì, giusto. È giusto. Sorprende il mondo. E prendi. Tra l'altro sta uscita, non l'ho mai capita perché esci dallo stesso punto, sì, capi? Sì, è una cosa, non ha senso, è una cosa no sense. Esatto. Perché sai, di solito le mappe di. Oh mio Dio, un ladro. Poi. Cloister. Tornadalo. Idropompa. Surf. Oh mio Dio. Te l'ho detto che è fuori dal mondo. Esagerato anche un bel. Fuori. Esageratamente forte. Ci sono rimasto. Siamo diventati troppo forti. Oh, cosa stai facendo? Devi attivare. Ah, non vedevo la statua, sono un idiota. Non sei proprio più abituato. Sono abituato all'altra, quella di rosso e blu. È più. Si capisce di più. No, per niente. Io mi capisco. Tutto col bianco e nero non si capisce niente. Bianco e nero. Una merda, quindi. Vediamo, prendiamo solo. Mi ricorda un gioco. Cuore solo a raggio. Mi ricorda un gioco che fa. La chiave segreta, attenzione. Qui c'è il mondo in questo. Sì, sì. In queste tre stanze. Sì, ora. Ah, Bulbasaur. No, Bulbasaur. Sì, sto lanciando il repellente. Oh mio Dio, che vista. Che vista questo scienziato. Oddio. Ora ti faccio vedere la sua potenza. Stavo scherzando. Beh, non è malaccio. È forte. Guarda, per fare danni a un ghiaccio acqua. Attento a non fare. No, 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 via, via, non le faccio più. Newton, dai. Il taglio furia. Turbo. Solo che fallisce sempre, turbo fuoco, fa schifo. Finché non impara lanciafiamme. Non impara, no. E abbiamo capito che fa schifo questo turbo. Oh, Newton! Che fai? Cipè, che fai? Dove vai? Io ti ho preso perché sei fuoco, perché sei bello splendente. Però se mi fallisci le mosse fuoco quando servono. Tra l'altro non ti ho preso le fune di fuga per niente, puoi anche fuggirlo. Sei intelligente certe volte. Allora. Penso proprio a tutto. Intanto diamo questo rapidartini che lo vedo lì bello. Montezuma. A Monte. Perché mi piace, non lo so. C'ha l'artiglio. Mi dà sicurezza. Va bene. Dove sono le fune di fuga? Io le ho prese. No. No, no, le ho prese, sono sicuro. Ci deve essere un errore. Sì. Perfetto, e usciamo fuori. Adesso direi di fare palestra di Blaine. Per no? Forza. Che poi non l'ho mai capito io. Ci sono gli allenatori dentro la palestra, ma si sono chiusi dentro. Cioè che non hanno la. Sì, 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 boh. Cioè sono. Così. Sì. Vabbè. Gli piace. Altro qua ci sono gli indovinelli. Ah, facciamo gli indovinelli, dai. Andiamo, difficili sì. Quiz poi rispondi giusto e si aprirà la porta della prossima stanza. Ma se la sì, dai, abbiamo capito. Se vuoi tenerti. Sì, sì. Su, forza! Caterpie diventa Metapod. Aspetto, dei dubbi. Diventa Dragonite, non mi ricordo. Forse Altaria. Sì. Secondo me sì, però. Grazie. No, abbiamo fatto giusto. Siamo veramente. Però possiamo battere le. Lo facciamo dopo. No, siamo troppo forti a non batterli. La risposta, ok. Su, forza. Sono 9. Sono 9 le. Aspetta, ce n'è uno speciale, non mi ricordo. 8. No, forse no, sono 8. Non ricordo. No, perché magari c'è campo questo segreto. Sicuramente. Penso che sia proprio da Napoli le domande del genere. Poliwag si vuole. Calma, questa è una. Questa è stronza, perché qui due c'è. Due volte. E però c'è Politoid. No. Però non intendo. È due. Fidati. È stronza però questa. Li ho già beccati i loro truschini. Sono i magheggi qui. Ok. Le mosse elettriche sono efficaci? No. Sì, proprio. Tutta la vita. Vediamo un po'. Sì, va bene. È vero che i Pokémon dello stesso livello non sono comunque identici? Sì. È vero che. Aspetta, non capisco il senso. I Pokémon che hanno lo stesso livello non sono identici. Per dire, Montezuma al 40 non è come. Ovvio. Come inutilità al 40. È vero, quindi no. È vero che. No, non è vero. No, è vero, sì. Che. Ah, non sono? Allora sì. Che cazzo. E ti girano le domande. Sì, attento, sono. Devi rispondere di uno sì, se no ti sfida. Ah sì? Sì. Cos'è? Lo fa 10 volte. Mike Buongiorno. Questo è il come di Mike Buongiorno. Pietra tombale. Questa è la domanda di Pietra tombale, sono sicuro. Cos'è? Pietra tombale. Mi sono morto da ridere quando l'ho letta. 28 pietra tombale. Ecco, Mike Buongiorno.
Una cosa, a sti cosi dovrebbero mettere, sai cosa? Sì, cosa le domande del quiz, sai quello di che ti ho fatto fare quel quiz quella volta sui Pokémon? Sì, Quelle erano veramente stronze, quello del livello difficile. sì, mi ricordo. Ah, non posso. Lì c'è, se guardi c'è la foto di lui con Fuji. È una foto di Blaine con Mister Fuji. La vedo, sono proprio. Allora, hey, sono Blaine, capo palestra dell'isola Cannella. Stessi Fisher! Sono tutti Fisher! Sono tutti dello Ma sai che forse stesso. tutti i capopalestra sono Fisher? Non lo so. E ce ne siamo accorti solo ora. Ora, vabbè, metà. Siamo troppo Oh, è troppo stupidi. forte sta cosa. No! Il maledetto Grovyle, colui che Via! uccise. No, Via! attento all'inseguimento. Vai, Newton, vai, Vabbè, Newton. Newton. È una cosa fuori dal Ah, mondo. se fallisci, ti stango. Ti Ti stango. stango. Oh, rischio. No, Rischio. rischio al Rischia cazzo, lì. ri. No, ma dai, siamo forti. Siamo forti il cazzo. È morta già troppa gente. Ma non è vero, Troppe vite sono state perse. Troppo sangue è stato versato inutilmente. Ma spariamole tutte, tanto non servono più. non c'è Schianto. trippa per gatti, Andiamo di attacco rapido, che lo facciamo fuori. Proviamo. Sì, tattica. Oddio, Milotic. Milotic contro Milotic. No, non possiamo cambiare, non Ora, possiamo cambiare. hai Non possiamo cambiare. Sei ragione. stupido. Perdo un turno. Ti faccio schermo No, luce. no, 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 devi ricambiare e mettere coso. E no, posso sceglierne un Newton. altro. No, sei Newton. Sì. E perché stava e poi lo cambiavo comunque È vero. io. Quindi posso scegliere un altro. Sì, trimezzando l'esperienza. Fai Omero contro Omero. Sicuro? Sì. È più forte il nostro, tanto. Ah, attenzione, Rain Dance. Rain Dance ci spara un idropompa proprio. Idropompa. Idropompa proprio. Oddio, anche lui ha avuto la stessa idea. È una sfida. Tornado. Surf però questa volta. Ah, ha lo stesso moveset a parte. Tornado. Cazzo. Andiamo di ripresa. Ah. Ci riprendiamo quello che è nostro. Surf. Ma sei un È pesciolo di Dio me. Momo. Piaggio danza, attenzione, surfalo, surfalo, Surfo surfalo. male. Ma non vale! Già questo c'ha le ricariche tolte, si ricarica pure. Oh! Come se la Quante ne ha pifos? di riprese? 20. Quante sono? Guarda. 20. Porca troia, dovrebbero. Trimezzarne. È più forte il surf, questa No, storia. tieni le idropompe per Piaggio danza. C'è la pioggia. Sì. Hai rotto i coglioni, Non tira però. sul fare. Sinceramente. Fai un surf ora? No. Sai che faccio? Idropompa? Metto a Corrado No, e ci no, no. sparo un turno buio. È una sfida di nervi questa. Ah, È una sfida accidenti. di nervi, ce la dobbiamo fare. Luca nervi. Il degrado. Continuiamo. Dai, deve essere tesissime, tesissime. Due coglioni più che No, questo, io adoro le sfide a specchio. Sì. Avrò fatto Abbiamo riprese tipo finito i 200. surf. Non mi interessa. Ma come se non ti interessa? Cosa facciamo? Tornado? No, Guarda vuoi quanto. darti per sconfitto? Vuoi darti per sconfitto? Vuoi pisciartela così? Va bene, cambio. Dopo che ci ha fatto finire tutte le mosse, tutte. Oh. Toro Cioè, bastava un. Due. Tu. Un po' di più. Un po' di più. Vai giù! 4. Oh. Ah. Adesso. Un Misdreavus. altro E Misdreavus. teniamo. No! Sì, va bene, poi devo Quanti tenere lui cazzo per ne ho? forza. No, è sempre lui. Sì. Ha cambiato. Ma lo È sguardo. vero, Non posso è vero. Fuori, presta cambiare. attenzione, si esplode. Cambio ora. Si Metto esplode. Montezuma. Cioè, ci spara proprio tanto un sacco di difese. Speriamo, vai, vai, Montezuma, E gli vai. altri Vai, vai, muoiono. Montezuma. Sure. Pazienza, non attaccarlo, no, fai contatore, fidati, fidati. Ragione, ragione. O potevo usare bulla. Sì. Ah, perché ha fallito. Ora bulla? No, vabbè. Bulla! Eula. Minchia, sai che se liberava l'energia con bulla ci faceva male. No, perché non ha comunque accumulato attacco. Hai ragione. Lo lacero. Sì, Bravo. non puoi fargli un cazzo comunque Non toglie niente. Bullo. Contatore? Ma che cazzo Se dai? non lo attacchi, Ma l'ho attaccato con non hai lacerazione. capito. Dopo che fa pazienza, lui accumula energia. In Dopo base a quanto pazienza, in attacco. base a quanto gli togli, dopo pazienza. Tu l'hai Ah, l'ha colpito fatto prima di. prima. Che palle, cambiamo. Fagli Newton e dagli un per 4. Fagli Newton con un per 4.
Oh, cioè. Si fa male Newton. Falce mamma cannone. Mia, si andava a segno, mamma mia. I brividi, i brividi. Ricaricalo. Ricarica tot solo. Oh! Lì finisci lì solo. Ma che cazzo è? È intrappolato nel vortice e morirà. Sa! Ah, il vortice. Era il 47, cazzo. Poi quel falce cannone ci ammazzava. Ti è! Chi era lui? Mike Buongiorno. Mike Buongiorno. O Fisher, come si chiama? Lui è un altro fratello. Ok, abbiamo finito. Sì, abbiamo finito queste qui. Palestre. Adesso rimane. Oh mio Dio! C'è già il rompicoglione. Ma tu sei Bill! Ehi, ma tu non sei Lavm? Sì, sono io. Passiamo un po'. Ci stavo giusto andando. No, no. Se gli guarda dico che no. Dice ti aspetto qui. Ah sì? Allora sì. Andiamo. È proprio subito qui. Così al brucio. Il bello è che non potrebbe passare perché c'è l'isola di là. Dove va? Dove? Sta nave così forte sì. Che sfonda gli scogli così. No, è guarda, guarda, guardala che potenza. Guardala. Guarda come è veloce poi. Secondo me è mille nodi. Cioè, è una roba mostruosa. Quindi ci facciamo una bella vacanzetta a Primisola. Eccoci qui, siamo arrivati a Primisola, una delle tante isole del Settipelago. Divertiti a Primisola. Sì, questa è la centrale. Perché io non sono capace, devi trovarmi due pietre preziose, ma quello si farà in seguito. È spoilerato tutto. Lo sanno, dai, lo sanno. Ma però comunque a me c'è tipo il lago è sempre piaciuto come aggiunta. Non è una brutta cosa. Ok. E se ho fatto le isole orange sarebbe stato più bello, però. C'è sempre Pokémon arancio. Ok. Allora, salviamo. Direi che se la parte vi è piaciuta lasciate un bel mi piace. Anzi, senza il direi. Se la parte vi è piaciuta lasciate un bel mi piace. Iscrivetevi al canale. E io vi saluto. Ciao. Ah, bella bombassa.